Con questo tempo fino in Toscana. Siamo tutti bagnati, ma capirete, alla stazione non c'erano carrozze. Vengo a rendere omaggio al primo poeta d'Italia e colgo l'occasione per presentarvi anche il mio piccolo figlio, il figlio di Orio. Sono venuto personalmente per chiedervi di concedermi l'autorizzazione a rappresentarlo. Questo è Gennaro Maddalena, forse lo conoscete. È uno degli attori migliori della nostra città. Nella mia parodia interpreterà la parte di... Che permesso avete bisogno? Una parodia non ha bisogno di permesso. Ma sono contento di conoscervi personalmente. Vi avete procurato tante allegre serate al Teatro Valle. Veramente non volete leggere il copione? È una parodia, non è una profanazione, ve lo posso assicurare. È in soli due atti, perché il terzo atto non si poteva parodiare. E come finisce il secondo atto? Turillo, così si chiama il figlio di Orio, confessa le sue malefatte e va in galera, ma è contento di andarci. E al posto di Mila, che nel vostro dramma va incontro a Rogo gridando «La fiamma è bella, la fiamma è bella», il mio Turillo invece grida «La fiamma è bella, la fiamma è bella». La fava, sì, la fava è bella. La fava.